Nell'ultimo anno tantissime donne hanno perso il posto di lavoro. Questo spiega quanto differenza ci sia in Italia tra uomini e donne, tra lavoratrici e lavoratori. Siamo qua in piazza per difendere il salario paritario tra donne e uomini, siamo qua in piazza per chiedere congedi familiari, siamo qua in piazza per chiedere il cambiamento dei contratti del lavoro delle badanti, delle golfe e badanti. Siamo qua in piazza contro la violenza contro le donne, siamo qua in piazza per dire basta ai femminicidi. Beh, si parte da qua, si parte dalla questione dell'uguaglianza che deve tornare ad essere centrale e si parte da qua perché è ormai sotto gli occhi di tutti di come questa società sia profondamente ingiusta e chi ne fa di più le spese, poi lo dicono anche i dati statistici, siano alla fine le donne. Quindi da una giornata di protesta molto importante per dire che ci sono tutta una serie di complessità, di situazioni che devono essere risolte. Quindi oggi è una giornata molto importante. Posso domandarti quante donne sono state costrette al silenzio dopo molte violenze che soprattutto accadono all'interno della famiglia? Troppe, direi. Diciamo che i numeri sono alti ma non rispecchiano la realtà. Sono molte di più e soprattutto c'è ancora tanta omertà. Quindi tu mi stai dicendo che sostanzialmente sono ancora molte le donne che malgrado tutto non denunciano. Esatto, sì, perché quando la giustizia non sta dalla tua parte per una donna è anche difficile denunciare e farsi sentire per paura poi di subirne le conseguenze. Senti, tu come donna ti senti rappresentata nel campo della politica oggi? Senti che i tuoi diritti come donna sono rappresentati oppure no? No, io credo che sono stati fatti indubbiamente dei passi avanti, ma credo che la rappresentazione politica non basta, le famose quote rosa non bastano e dobbiamo ancora fare tanto, perché ancora oggi la politica non ci dà lo spazio e i diritti di cui abbiamo bisogno. Ciao, io sono in piazza oggi perché dobbiamo tutte le donne unirci, straniere, italiane, tutte quelle che siamo in mezzo alla lotta per una sola unione, lottando e si può far vedere anche allo Stato che noi siamo forti, non siamo deboli e possiamo andare avanti. E per questo sono io in piazza, e non solo perché sono donna, perché sono lavoratrice anche, sono una madre anche, che ogni mattina mi alzo per andare anche a lavorare, portare la mia figlia a scuola, andare in ospedale anche. E per tutte queste cose e dico anche alle altre donne che non siamo sole,